Ciao a tutti da Alessandro, oggi vi voglio parlare, siccome siamo a gennaio, di come fissare degli obiettivi, ma non tanto per il gusto di farlo perché siamo all'inizio dell'anno o all'inizio del mese, ma come fissare degli obiettivi per centrarli e realizzarli veramente. Quindi ascolta bene quello che ti sto per dire, perché in questo video spiegheremo esattamente qual è la differenza tra i buoni propositi dell'anno nuovo e ciò che veramente succederà in quest'anno. E allora, come fissare un obiettivo? Ormai siamo abbastanza grandi, è inutile parlare di desideri, buoni propositi, già la parola stessa ti farà capire che sono delle cose a cui darai poco peso e verranno puntualmente disattese dopo pochi giorni. Invece, qual è il modo reale per fissare degli obiettivi? Quando parlo con una persona che vuole dei risultati fisici, la prima cosa che chiedo è: qual è il tuo obiettivo? E spesso mi viene risposto dimagrire, stare in forma, stare meglio, perdere qualche chilo. Già questo è il primo errore. Perché la prima regola per un obiettivo, affinché sia diverso da un desiderio che rimarrà soltanto un desiderio irrealizzato, è che deve essere preciso. Quindi vuoi dimagrire? Quanto vuoi dimagrire questo mese? Voglio perdere un chilo, voglio perdere 3 chili, voglio perdere 5 chili. Se non ci pensi tu, nessun altro ci penserà al posto tuo, quindi sei tu che devi decidere l'obiettivo in modo preciso, ok? Questo è il primo passo, definire in modo preciso il tuo obiettivo. E poi ci sono soltanto 3 modi che puoi usare per fissare questo obiettivo nella tua testa. Il primo è dire: vorrei perdere 2 chili a gennaio. Ok, questo è il modo che sicuramente non funzionerà. Non basta dirlo tra te, non basta pensarlo. Quello che bisogna fare è scriverlo. Quindi trova una pagina bianca, trova un diario, trova un quaderno, un'agenda, quello che vuoi. L'importante è che tu lo scrivi. Obiettivi di gennaio: perdere X chili. Terzo modo di fissare un obiettivo, e questo è il più efficace di tutto, è compromettersi. Quindi scriverlo pubblicamente o dirlo pubblicamente. Vai da un tuo amico, vai da una tua amica e digli: guarda, ti volevo mettere al corrente del fatto che io questo mese ho deciso di perdere 3 chili. Te lo sto dicendo affinché poi tu possa darmi un feedback e mi possa aiutare a concentrarmi su questo obiettivo, perché se lo dico da solo non lo faccio mai, quindi lo dico a te, che sei un mio amico, perderò questi 3 kg. Ok, grazie, ciao. So che stai pensando che questo sia superfluo, o magari stai pensando: ok, lo faccio, ma adesso no, lo faccio dopo. Già questo tuo rimandare non ti porterà a ottenere gli obiettivi che vuoi. Prenditi un minuto per farlo adesso, perché veramente ci vogliono meno di 60 secondi. Prendi e scrivi i tuoi obiettivi. Perché? Perché la mente ragiona a livello inconscio. Quindi se noi non lo scriviamo rimane sempre una cosa aleatoria e non l'andremo mai a fare. Il fatto di scriverlo lo imprime nella nostra mente inconscia, che è quella che direziona il 90% delle nostre azioni. Il fatto di aver scritto il tuo obiettivo e di poterlo leggere più volte al giorno va a riprogrammare la tua mente su quell'obiettivo. Se non ci credi, mi dispiace per te, ma è così. Basta vedere tutte le volte che hai detto faccio questo e poi non l'hai fatto perché non l'avevi scritto. Non ti devo dimostrare che è così, prova e te ne accorgerai anche tu. Secondo passo per fissare l'obiettivo: decidi entro quando. Quindi voglio dimagrire 2 kg, ok. Ma quando? Ok, tra 3 anni sarò dimagrito 2 kg, ma non è questo il nostro obiettivo. Noi dobbiamo scriverci l'obiettivo in base a quello che vogliamo fare. Quindi voglio perdere 1 chilo in una settimana. Questo è il nostro obiettivo a breve termine e poi per gennaio voglio perdere 3 kg. Terzo passo e anche il più importante per fissare l'obiettivo, scrivi il perché. Perché voglio perdere 3 kg entro questo mese? Perché tra 6 mesi voglio arrivare a meno 20 kg? Perché voglio rientrare nel mio vestito preferito? Perché a fine mese ho il compleanno di un mio amico e voglio arrivarci in una certa forma? Vai a scavare su questo, perché questa è la benzina, il motore che ti darà la voglia di farlo. Se non sai perché, non lo farai. Ricordo una signora che ho allenato l'anno scorso che voleva dimagrire perché doveva arrivare in forma al matrimonio. Aveva già comprato il vestito e non gli entrava. Indovina un po', dopo 3 mesi che si allenava con me, aveva perso più di 10 kg per rientrare in quel vestito. Ci sono persone che tendono a trovare mille scuse, probabilmente non siete voi visto che siete qui, ma spesso sento dire: non posso perché ho i figli, non posso perché mio marito, non posso perché. Tanti motivi che usano come scuse e che possono essere invece dei motivi che possono dare la volontà di farcela. Se hai un figlio, cosa credi che penserà di te una volta che torni in forma? Sarà fiero di sua mamma?
Io dico proprio di sì, quindi questo dovrebbe essere non una scusa, ma una motivazione in più. Stabilisci il tuo perché e scrivilo insieme all'obiettivo preciso e alla scadenza e vedrai che questa volta lo otterrai. Scrivi il tuo obiettivo a lungo termine, spezzettalo in obiettivi mensili e settimanali e questo è l'unico modo efficace e semplice per ottenere davvero questa volta gli obiettivi che vuoi e non rimarranno soltanto dei propositi. Secondo passo, appena hai stabilito l'obiettivo, fai la prima azione che puoi immediata nella direzione di quell'obiettivo. Quindi, non importa se non puoi fare le cose perfettamente, l'importante è che inizi a fare qualcosa che ti metta in direzione di quell'obiettivo. Esempio, il mio obiettivo di gennaio è arrivare a fare 30 squat di fila. Appena scritto l'obiettivo, vado a fare una serie di 10 squat. La percentuale di riuscita dell'obiettivo aumenta se tu vai a svolgere un'azione subito. Quindi se il tuo obiettivo è di perdere 3 kg questo mese, vai a preparare adesso un pasto sano che andrai a mangiare a cena e quella è la tua prima azione che hai fatto per andare in quella direzione. Ultima cosa su come raggiungere con una sicurezza del 100% l'obiettivo che ti fisserai, mira più in alto. È un po' come quando gli arcieri colpiscono il bersaglio. Se qui c'è il bersaglio e qui c'è la freccia, la tua mira dovrà essere superiore per poter poi colpire il bersaglio, perché se tu fissi un obiettivo e pensi di centrarlo linearmente ti sbagli, perché ci sarà sempre una forza di inerzia che porterà le tue azioni a calare. Se il tuo obiettivo è andare in palestra 3 volte a settimana, prefissati di andarcene 4, perché ci sarà sempre un imprevisto per cui poi quel giorno non potrai andarci. Se il tuo obiettivo è perdere 3 kg, fai tutto quello che c'è da fare come se ne dovessi perdere 4 o 5 e questo ti assicurerà di perderne 3 questa volta. Questo per oggi è tutto, spero che questi consigli ti possano essere utili. Non basta soltanto aver capito queste informazioni, ma vanno messe in pratica. Quindi ti auguro un buon fine settimana e che da oggi stesso tu possa fissare quelli che sono i tuoi obiettivi e iniziare a camminare per andare a raggiungerli tutti. Ciao da Alessandro, ci vediamo nel prossimo video.